Intanto grazie a tutti quelli che si sono collegati, è un piacere ed un onore essere qua con voi e devo dirvi che sono molto orgoglioso che organizziamo ancora una volta un'attività culturale. In questo momento molto particolare della storia mondiale, dove è successo una pandemia che sta cambiando il mondo, credo che Elica stia dando dei messaggi molto importanti. Il primo messaggio è che, come vedete, noi cerchiamo di vivere e di migliorare la nostra vita nonostante il virus. Avevamo questo impegno, l'abbiamo spostato di poco, l'abbiamo mantenuto e questo fa di noi persone che sanno mantenere gli impegni ed è un pedigree importante da avere. Quindi sono molto felice di questo. Sono molto felice perché Elica in questo momento sta cercando di costruire la propria forza, di avere processi, di avere market share, di avere ancora di più successo nel mondo industriale. E per avere più successo, fatalmente, bisogna avere persone migliori degli altri. Quindi queste attività per uomini e donne di Elica hanno lo scopo di portare la cultura. La cultura in un'azienda si porta attraverso i processi, attraverso le competenze, ma si porta attraverso anche i pensieri laterali, si porta anche attraverso le esperienze e le emozioni. E l'arte è un veicolo bellissimo per allargare la nostra mente, per farci diventare uomini e donne più capaci di lasciare le consuetudini, le proprie zone di comfort. Quindi ho chiesto alla Fondazione Ermanno Casoli un aiuto per provare in questo momento che stiamo riscrivendo l'organizzazione, i processi, gli obiettivi di Elica, di avere anche un'esperienza artistica con un artista importante come Matteo Fato e con tutta la fondazione che ci fa da aiuto per metterci insieme e generare un'analogia, no? Tutti noi che disegniamo la nuova Elica, che progettiamo la nuova Elica e che la rappresentiamo in qualche modo. Quindi il nostro obiettivo è di costruire adesso un'Elica più forte degli altri, ma soprattutto più forte di noi, migliore di quello che eravamo ieri, in continuo miglioramento, capaci di pensieri, di culture che prima non avevamo. Credo che la vera forza delle aziende stia nel dare strumenti alle proprie persone e quindi ringrazio moltissimo la Fondazione per questa opportunità e per questa esperienza e per tutte le emozioni che questo genererà. Sono altrettanto contento perché questa iniziativa ancora di più unirà tutte le anime di Elica, tutti gli stabilimenti, cappe, motori, tutti in un'unica comunità. Questa è la cosa importante. Poi ci sono altre analogie che mi fanno sentire questa esperienza come un'esperienza davvero importante per noi. Matteo e Marcello ci parleranno di Gentile da Fabriano, che è stato un artista importante del 1300, poi vi racconteranno meglio di me, però era di Fabriano. Quindi io credo che le aziende debbano tornare alle loro radici. Le aziende sono fatte come alberi, le radici devono essere robuste, profonde nel territorio e il nostro territorio è questo. E quindi parlare di un artista come Gentile da Fabriano, che ha avuto molta parte del suo successo nel saper andare fuori, nel saper andare all'estero, dove l'estero per allora erano magari stati confinanti sempre dell'Italia di oggi, è l'analogia che dobbiamo fare anche noi. Il nostro successo sarà nell'essere capaci, nell'andare fuori dalla nostra zona di comfort, di essere capaci a fare cose che pensavamo non fattibili e di essere capaci ogni giorno a diventare uomini e donne migliori, capaci di vivere in un'azienda che avrà prestazioni ogni giorno migliori. Purtroppo la vita, o per fortuna, dà opportunità a chi ha il coraggio di vivere. Noi vogliamo determinare, Alessandro Innocenti lo spiegherà, credo, e vogliamo che le persone siano abituate a sfidarsi e ad avere il coraggio di essere meglio di quello che sono. Quindi con questa introduzione e con il ringraziamento alla Fondazione Ermanno Casoli per tutto il supporto che ci ha dato e la collaborazione e la direzione, vi chiedo di dare attenzione a questa attività, vi ringrazio per partecipare numerosi e spero che a settembre, quando le attività partiranno,
voi abbiate il coraggio di mettervi alla prova e di provare ad emozionarvi. Scoprirete che siete molto meglio di quello che immaginate. Io ne sono certo. Grazie a tutti. Alessandro, credo tocchi a te. Sì, grazie Mauro delle parole. Evidentemente si rinnova anche quest'anno la contaminazione tra Fondazione Ermanno Casoli ed Elica, e di questo anch'io sono molto contento. Evidentemente qual è stato l'elemento per me importante da sottolineare, che mi ha attratto quando con Marcello abbiamo parlato, con Marcello, Viviana e Mauro ci siamo avvicinati a questa iniziativa? Beh, parto dalla metafora che io ho approfondito, che è quella del ritratto di Gentile che ha fatto insieme ad altri, e quindi il ritratto che è fatto di simboli e di segni, e quindi la metafora del lasciare il segno per me è la prima parola chiave che metto a fattor comune di questa chiacchierata insieme. Lasciare un segno significa determinare, e quindi significa cambiare il contesto nel quale siamo, significa modificare il proprio quotidiano, significa produrre una conseguenza. Ebbene, quindi determinare è l'elemento fondamentale che io ritrovo in questa iniziativa importante attraverso quello che sarà il workshop che Matteo organizzerà nei vari siti. La possibilità per ciascuno che si avvicinerà di lasciare il proprio segno. L'altro tema fa riferimento al particolare momento che stiamo vivendo, perché appunto abbiamo detto Covid ha cambiato il mondo, e rientrando a partire da maggio ci siamo tutti trovati a dover reinventare la realtà, la propria normalità, e quindi reinventare l'opera che Matteo ci consentirà di fare è l'analogia con reinventare la nostra nuova normalità. E dunque questi sono i due pilastri sui quali lancio la riflessione. Da una parte reinventare l'opera attraverso il proprio segno e per reinventare la normalità, la nuova normalità, e dall'altra determinare con il proprio segno per cambiare il contesto del quotidiano in cui viviamo. E dunque queste due sono gli elementi fondanti sui quali sono stato attratto dall'iniziativa, affinché le nostre persone, appunto, che stanno con noi lavorando in un momento importante di vita aziendale, possano con la contaminazione dell'arte avere un arricchimento sotto questo punto di vista. E poi ringrazio anch'io la Fondazione, perché ancora una volta ha appunto toccato, ha dato l'elemento giusto per Elica in una fase particolare della nostra vita. Potremo, divertendoci ancora una volta, fare in modo che le nostre persone, attraverso la contaminazione con l'arte, possano stimolare la propria innovazione, le proprie idee, la propria comunicazione fra siti, e quindi bene che ci sia un allargamento dell'iniziativa tra più siti, non solo a Fabriano ma anche a Castelfidardo ed ancora altrove, per poter appunto contribuire tutti quanti a reinventare la nuova Elica, a reinventare l'opera e a determinarci per essere migliori, come Mauro raccontava. Grazie a tutti. Marcello, lascio la parola. Viviana, scusa. Siete in mute? Siete in mute, Cristina? Non si sente. Non ti sentiamo.
Eccoci. Allora, noi della Fondazione volevamo ringraziare Elica e devo dire però soprattutto Mauro nella sua persona, perché lui che oggi festeggia un anno di Elica, come mi ha ricordato, però devo dire che da subito ha capito qual era lo spirito della Fondazione e pochi mesi dopo che era entrato in Elica ci ha chiesto di fare un progetto. E quindi ci ha fatto veramente tanto piacere perché ha capito qual era proprio la missione della fondazione, cosa vorrebbe fare la fondazione, ovvero portare, mettere la cultura a disposizione dell'azienda, in modo che capire che cosa l'arte e la cultura può fare per l'azienda. E questo è quello che andremo a fare con questo progetto, Gentile come un ritratto, che avrà soprattutto, direi, lo scopo di aiutare l'identità, a rafforzare l'identità di Elica. E lo farà coinvolgendo tutte le persone che vorranno parteciparvi. Quindi questo per noi è un grandissimo risultato, il fatto di, forse anche il Covid ci ha un po' aiutato a costruire in realtà questa modalità, perché siamo riusciti a farlo, riusciremo a farlo in un modo sicuro, rispettando quelle che sono le regole, con tanta disponibilità di Matteo Fatto, dell'artista, che passerà una settimana nelle nostre sedi e quindi con la possibilità per chi vorrà di partecipare. Poi Marcello vi racconterà meglio. Solo due cose. Penso che per un'azienda sia davvero importante poter lavorare tutti insieme verso un obiettivo. E anche questo workshop permetterà di fare questo. E altrettanto importante dalla parte dell'artista sarà metterci a disposizione la possibilità di partecipare alla costruzione di un'opera d'arte. Ovviamente per un artista l'opera d'arte è la cosa più importante e Matteo Fato ci permetterà di aiutarlo a costruire un'opera. Per me questo è già un grande onore. Quindi grazie a tutti. Grazie a Marcello per averci portato Matteo e per favore raccontaci un po' come andrà. Marcello? Sì, non, mi devi mettere live. Sì, sì, tu vai, che ci sei. Ecco, un saluto a tutti quelli che conosco e ancora più grande a quelli che conoscerò grazie a questo nuovo workshop, questa nuova avventura che faremo insieme. Ne abbiamo già vissute tante ormai da 12 anni più o meno, quindi ma questa volta è, come dire, il gioco è ancora più grosso, perché per la prima volta chiamiamo tutti a partecipare, veramente tutta l'azienda e anche FIME, insomma, quindi un progetto a cui speriamo che davvero partecipino tante persone, più persone possibili. Naturalmente lo faremo con tutte le regole sanitarie che saranno, come dire, in vigore nel tempo in cui inizieremo a fare questo lavoro, perché ancora prima della cultura quello che ci interessa è la salute di tutti. Dunque, con Matteo abbiamo immaginato, come dire, di prendere come riferimento Gentile da Fabriano, proprio per le cose che diceva Mauro. Gentile di fatto è un modello di artista che in un tempo, considerate che il pennello e la pittura d'olio con la tela saranno un'invenzione, il tubetto di colore come lo immaginiamo oggi sarà un'invenzione soltanto dell'Ottocento, sarà una prerogativa degli impressionisti quella di potersi muovere per andare a dipingere in plein air, no? Quindi spostarsi dal proprio studio. Ovviamente Gentile da Fabriano non lo poteva fare, la sua pittura è ancora una pittura tradizionale che comportava una preparazione di bottega talmente complessa che necessitava davvero di un'opera collettiva, di una bottega, di un cantiere, quindi tante persone che lavoravano a cose diverse, tutti per la realizzazione dello stesso opus, della stessa opera. E Gentile da Fabriano sceglie, alla fortuna di nascere a Fabriano con la vicinanza del cantiere di Assisi, grazie al quale lui apprende e diventa uno dei più importanti pittori dell'epoca,
ma capisce che se vuole fare fortuna e sente che gli interessa andare laddove ci sono le opportunità più interessanti. Quindi va a Venezia, poi va a Firenze e arriva a Roma, dove muore, alla corte di Martino V, del Papa. Arriva a dipingere la Basilica di San Giovanni in Laterano, cioè il posto più importante del mondo a quell'epoca. Dunque, dalla piccola Fabriano riesce a diventare il più grande artista del mondo. E quando Borromini sarà costretto a distruggere le sue opere per costruire la nuova San Giovanni, farà lui stesso un disegno delle opere di Fabriano, di Gentile da Fabriano, per mantenere la memoria di queste opere. Quindi ancora nel 600 Borromini le considera importanti, nonostante fossero passate di moda, e quindi, come sapete, per gli antichi l'arte era una cosa molto diversa da quella, dal modo in cui la concepiamo noi. Dunque, quello che vi chiameremo a fare è immaginare un ritratto di Gentile, ma non partendo da zero. Dentro l'opera di Gentile da Fabriano, che adesso Cristina ci manderà in onda, dentro quest'opera famosa che è la Pala, per cui Gentile diventa famosissimo, che viene realizzata per l'uomo più ricco di Firenze, pensate, era ancora più ricco dei Medici, quindi lui riesce a lavorare per committenze assolutamente straordinarie. E in questa Pala lui, in pieno Rinascimento, mantenendo ancora un linguaggio volutamente gotico, proprio perché deve in qualche modo soddisfare le esigenze del suo committente, che vuole mettere in scena una parata di ricchi borghesi che vanno a trovare un altro re che è Gesù Cristo, Gentile, come d'uso negli artisti del tempo, probabilmente si fa un autoritratto, si inserisce, non tanto per vanagloria, quanto per dire: ecco, io condivido pienamente le cose che sono all'interno di questa opera. Quindi noi in questo workshop lavoreremo su due cose fondamentali, su due pilastri della storia dell'arte, cioè la pittura e il ritratto, quindi una tecnica e un genere. E grazie all'aiuto di Matteo Fato, tutti quanti saremo chiamati, 500, 600, non so quanti ne arriveranno, 400, speriamo tanti, tutti saremo chiamati in questo atelier temporaneo che Matteo Fato costruirà nella sede di Fabriano e in quella di Fime, in cui tutti voi siete invitati ad entrare, a passare un breve lasso di tempo con lui e a lasciare un segno su questa tavola e su tante altre piccole tavole che poi diventeranno l'opera finita, troverà posto, spazio dentro lo studio, dentro l'ufficio di Mauro Sacchetto, come dire, dentro il cuore dell'azienda e il cervello dell'azienda li mettiamo insieme, dunque in uno stesso spazio. Dunque lo faremo diventare uno spazio molto speciale, perché questo spazio diventerà, purtroppo per Mauro, non soltanto più lo spazio di Mauro, ma lo spazio di tutti noi che abbiamo partecipato a realizzare questo lavoro. Quindi da quel momento in poi, purtroppo, sarà l'ufficio di tutti, fondamentalmente. Dunque, io aspetto davvero numerosi a questo progetto. Il prossimo passo sarà quello di mandarvi una lettera di Matteo, che Matteo poi vi racconterà meglio, e soprattutto l'invito a partecipare e le modalità attraverso le quali potrete partecipare e appunto tutte le informazioni necessarie che vi occorrono per fare questo. Io penso di aver detto le cose essenziali e passo con piacere la parola a Matteo Fato, che dal suo studio di Pescara vi farà un saluto e vi darà ancora qualche informazione sul tipo di lavoro che andremo a fare. Okay. Grazie Marcello, grazie a tutti. Io di nuovo voglio ringraziare la Fondazione Casoli ed Elica per avermi invitato, perché questa è una bellissima opportunità per me. Intanto saluto anche tutti quelli che sono connessi e che spero di incontrare presto dal vivo. Dicevo, è una bellissima possibilità, perché riprendo delle parole che sono state dette prima del fatto della possibilità, no? Della forza che può provenire dal fatto di uscire dalla propria zona di comfort.
Io come artista, come pittore, in alcune cose forse sono molto tradizionalista, sono legato anche ad un fare rinascimentale nella preparazione dei supporti, in un concetto di pittura. E quindi sono una persona che forse mai permetterei a qualcuno di entrare nel mio studio mentre sto dipingendo, addirittura di aiutarmi a dipingere. Però questo invito, forse soprattutto per il momento che abbiamo vissuto, mi ha fatto ripensare, mi ha fatto venire il desiderio, questo desiderio di cui poi vi parlerò in questa lettera, di provare a creare questo ritratto comune. Il ritratto per me è sempre stata una cosa importantissima, perché fondamentalmente io penso che il ritratto è come una sorta di macchina del tempo, perché se noi guardiamo i ritratti rinascimentali, come anche di questo bellissimo lavoro di Gentile da Fabriano, guardare i volti ci aiuta a capire il paesaggio del tempo. Quindi il ritratto penso che sia un bellissimo e indispensabile paesaggio che può aiutare a descrivere il profumo del nostro tempo. E lo può fare ancora meglio se questo ritratto è fatto da una moltitudine di mani. Io penso che, per usare delle parole di Kierkegaard, il ritratto è un bellissimo presentimento di altre possibilità e io vorrei condividere con voi questo presentimento per farlo diventare un qualcosa di comune. Quindi non vedo l'ora fondamentalmente di iniziare questa che è per me anche una nuova avventura, è una nuova possibilità che, ripeto, forse mai prima avrei accettato come cosa, ed invece adesso si è trasformato veramente nel grado estremo di un desiderio, in un certo senso. Quindi vi ringrazio già da adesso per chi vorrà prendere parte a questo ritratto che abbiamo chiamato Gentile perché quando si ritrae una persona, fondamentalmente lo si cerca di fare sempre in maniera gentile, perché poi è l'immagine che si lascia al mondo di quella persona, quindi deve essere come un'immagine accarezzata, fondamentalmente. Quindi grazie ancora e spero di vedervi presto. Grazie Matteo. Rimettimi in live, Cristina. Eccomi, eccomi. Eccoci. Benissimo. Allora, io dunque, come dicevamo, Matteo a breve manderà attraverso la newsletter dell'azienda una lettera di suo pugno in cui, come dire, che sarà un ulteriore approfondimento su quello che farà, ma anche un appello accorato al fatto che partecipiate tutti, perché per noi è davvero importante che ci sia una partecipazione massiccia. Questo renderà il progetto ancora più forte, più bello e più significativo per tutti. Dunque, l'appuntamento è a questa newsletter e poi a settembre, in cui finalmente ci vedremo di presenza e cominceremo a lavorare. Dunque io saluto tutti e vi ringrazio e a presto con i prossimi passi. Grazie a tutti. Grazie a tutti, Grazie a buon tutti. pomeriggio. Grazie. Grazie a tutti, grazie ancora alla Fondazione. Grazie. Grazie.